Disegna il grafico relativo alla seguente equazione y uguale 2 radice quadrata di 2 modulo di x meno x. Interessante anche questo esercizio nel quale cominciamo col discutere il valore assoluto di x, ancora una volta che vale x se x è maggiore o uguale a 0, vale meno x se x è minore di 0. Dunque, quindi la funzione si può scrivere come definita a tratti, abbiamo due radici quadrate, una nella quale al posto del modulo di x, nel radicando, ci metto x, 2x meno x fa x, quindi è un 2 radice di x, se x è maggiore o uguale a 0, che coincide anche con la condizione di esistenza di y uguale a 2 radice di x, che deve avere radicando maggiore o uguale a 0. Attenzione però, la intersecherei col caso in cui, adesso poi lo scriviamo, deve risultare y anche maggiore o uguale a 0. Perché? Perché se y è 2 radice di x, deve essere positivo questo radicando, ma dal momento che il membro di destra è sempre positivo, deve essere positivo anche il membro di sinistra, o al massimo nullo. Ma se al posto del modulo di x ci mettiamo meno x, quindi viene un 2 radice quadrata di meno 3x, se x è negativo, ma anche qui aggiungo io con y maggiore o uguale a 0, perché il membro di sinistra è nullo se x è 0 o comunque positivo, perché la radice quadrata è sempre positiva. A questo punto facciamo la solita cosa che abbiamo fatto in questi casi, dividiamo i due casi, cominciamo con la y uguale 2 radice di x, nella quale dopo aver scritto che x è maggiore o uguale a 0 e anche y maggiore o uguale a 0, possiamo elevare la quadrata da una parte all'altra, scrivendo che y quadro uguale a 4x, cioè vuol dire x uguale un quarto y quadro. Parabola con vertice coincidente con l'asse delle x, perché il suo vertice in questo caso è nell'origine, e visto che in questo caso è un quarto y quadro il vertice, la concavità questa volta è così, rivolta nel verso dell'asse delle x, il vertice nell'origine, e sarà quindi così, abbastanza largo, perché un quarto, più è piccolo più è larga l'apertura della parabola. Tra l'altro l'unica intersezione di questa parabola con gli assi è 0, 0 l'origine, che poi è anche il vertice, ma visto che y è maggiore o uguale a 0 non ci interessa la parte di sotto, la parte negativa, quindi la parte che sta sotto l'asse delle x, e ovviamente ci interessa questa per x maggiore o uguale a 0. Rappresenterei a questo punto l'altra, quella per x minore di 0. La vedete lì con geometria fatta, la funzione y uguale 2 radice quadrata di x. L'altra invece non è molto diversa, y uguale 2 volte radice quadrata di meno 3x. Allora, dopo aver scritto che x è minore di 0 e anche y è maggiore o uguale a 0, elevo al quadrato da una parte all'altra, viene un y quadro uguale a 4 che moltiplica meno 3x. Questa volta la parabola avrà concavità nel verso opposto al verso delle x, perché viene che, siccome y quadro è pari a meno 12x, x è uguale a meno un dodicesimo di y quadro, no? Avendo moltiplicato per meno un dodicesimo da una parte all'altra. Vertice sempre dell'origine, ma stavolta eccola, molto molto larga, ma noi ci interessa la parte solamente sopra l'asse delle x e non quella sotto. Ecco infatti il grafico di y uguale 2 volte radice di meno 3x. Mettendoli insieme, quindi abbiamo una funzione definita a tratti, vedete anche il grafico fatto con geometria proprio di y uguale 2 radice quadrata di 2 modulo di x, 2 modulo di x meno x. Eccolo là.